In Exma avete presentato una app dedicata all'Arezzo che si può scaricare sugli smartphone, sui telefoni cellulari. Di che cosa si tratta di preciso? Si tratta di un nuovo canale multimediale che l'Arezzo ha deciso di sviluppare. Tecnicamente lo possiamo definire una rete sociale privata fruibile da dispositivi mobili, quindi una sorta di Facebook ma dell'Arezzo Calcio, dedicato ai tifosi dell'Arezzo e completamente gratuito per gli stessi. Sarà possibile scaricarlo dai principali sistemi operativi, in particolare Android per quanto riguarda il mondo Google, iOS per quanto riguarda il mondo Apple e Windows Phone per quanto riguarda il mondo Windows. In questo modo sostanzialmente copriamo la quasi totalità del mercato degli smartphone e dei tablet. Che cosa si può fare con questa applicazione? Gli elementi di utilità dell'applicazione sono sostanzialmente di due tipologie. Il primo è un punto di vista informativo e interattivo, quindi si ricevono tutte le informazioni, le news, tutti i canali multimediali dell'Arezzo Calcio e il tifoso può interagire, rispondere, condividere, esprimere un gradimento a questa tipologia di informazione. L'altra funzione invece, che è quella che ha più carattere di innovatività, riguarda da un lato gli eventi geolocalizzati, cioè la possibilità del tifoso di essere coinvolto negli eventi dell'Arezzo Calcio, come le partite, il più classico degli eventi, con la possibilità di fare fotografie dell'evento, caricarle nella gallery dell'app e la foto che poi riceve più gradimento riceve un premio dell'Arezzo Calcio. L'altra funzione invece innovativa è quella di avere una chat gratuita e privata, quindi riservata agli utenti tifosi dell'Arezzo Calcio. Perché l'Arezzo ha deciso di investire nel social e quanto può servire un'applicazione come quella che è stata appena presentata ad una società di calcio? Beh, credo che stiamo cercando di diventare un'azienda vera e propria, e un'azienda vera e propria deve anche pubblicizzare e aumentare il valore del proprio brand. Questa occasione che si è presentata con Xprimo Design e soprattutto con Inexma, questa collaborazione a tre, soprattutto Inexma con Tiziano, credo che sia un'opportunità per il merchandising, per il marketing e anche per il notiziario, diciamo, per tutte le notizie che escono fuori dal mondo Arezzo. Credo che tutte le società di calcio ora debbano un attimino attualizzarsi e quindi soprattutto con i social essere anche interattivi. Noi cerchiamo di stare al passo come la squadra cerca di vincere, anche noi del dietro le quinte cerchiamo di dare e regalare alle persone, ai nostri tifosi, un servizio sempre maggiore, sempre migliore.